Il TG itinerante, andiamo a Savignano Irpino, chiamata bomboniera per le sue bellezze tra i borghi più belli d'Italia. Sabato appuntamento con il TG itinerante, oggi Rino Genovese è a Savignano Irpino, chiamata bomboniera dell'Irpinia. L'antica canzone della Fontana dei Cantori della Gioia Savignanese ci introduce subito nel tema della giornata, una terra dall'altissima qualità di vita. Buon pomeriggio da Savignano Irpino, siamo ai confini tra l'Irpinia e la Puglia, un borgo che vi consigliamo di raggiungere con la Napoli-Bari uscita Grotta Minarda. Sventola la bandiera dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, una bellezza che è anche riprodotta in questi magnifici quadri fatti con pietruzzine dipinte. E allora conosciamo la storia del borgo di Savignano Irpino, che è anche definito la bomboniera d'Irpinia. È all'era paleolitica che risalgono i primi insediamenti, poi Osci, Sanniti, Bizantini, Longobardi, Savignano, il borgo del Castrum Sabinianum. I Normanni fortificano il castello, trasformandolo in postazione di difesa e controllo della Valle del Cervaro. Se ne possono ancora ammirare i resti, con le alte e spesse mura in pietra. Villaggio medievale fortificato, il Castrum Sabinianum si estendeva dal castello alla chiesa madre. La chiesa madre di San Nicola Vescovo del XIV secolo. Il campanile altro non era che una delle torri del sistema difensivo dell'abitato. La facciata della chiesa abbellita da rosoni neoclassici, tre navate con colonne in pietra e un battistero con portale del Cinquecento. Nel Settecento i Guevara trasformano il castello in una dimora signorile. A Savignano si possono trovare i segni di quattro diverse epoche di costruzione, dal Paleolitico al 1900. Bellissimi il corso centrale con i vicoli laterali a spina di pesce e le piazze con le antiche porte d'accesso al nucleo medievale. In questi luoghi si è scritta la storia del Mezzogiorno d'Italia. Poco lontano da qui, nel 1142, si tenne la seconda sessione delle Assise di Ariano, dove Ruggero II, il Normanno, dettò le basi del nascente Regnum Sicilie. E quindi possiamo dire che qui nasce il Regno delle Due Sicilie. Nel 1727 l'arcivescovo Orsini, in seguito Papa Benedetto XIII, dona alla città un ospedale, l'Hospitus Pro Peregrinis, Palazzo Orsini. Ed oggi la fama della bellezza di Savignano ha varcato i confini nazionali, anche grazie ai suoi gemellaggi, ad esempio con la gemella francese Savignon. I carri savignanesi, perché qui è tutto già pronto per il carnevale. Sì, questi sono i carri dell'anno scorso, ma è già tutto pronto per l'undicesima edizione e il nostro carnevale è dedicato soprattutto ai bambini e quest'anno abbiamo preparato dei carri davvero particolari. Vi aspettiamo, sarà una vera sorpresa. Undicesima edizione del carnevale, ma siamo alla 43esima edizione di un'altra festa. Sì, della nostra Sagra delle Orecchiette che si svolge nel mese di agosto. E sono fatte di semola di grano duro. Poi c'è un altro piatto tipico che sono i cicatielli con i fagiolini. Città del miele, dell'olio ravece, dello spumante savignanese, di prelibati insaccati, delle melannurca, città del pane e di prodotti caseari davvero particolari. Qui non solo si produce la mozzarella di bufala, ma anche il provolone cacio barile, che ha una particolarità unica in Italia. L'occhiatura che è dovuta se il territorio ci dà questi latti ricchi di propionici che ci portano all'occhiatura. Allora continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Savignano Irpino, volando nella sua natura. Simile ad un drago che riposa sulle colline, tra le alture della Tombola e del Calvario, pronto a dissetarsi con l'acqua del Cervaro. Savignano Irpino, il borgo dove lo sguardo sfiora l'infinito.
il meraviglioso simbolo sociale ed ambientale di Savignano Irpino. L'immensa panchina rossa sul Belvedere Tombola, il più bel panorama sulla Valle del Cervaro. Per secoli ha dissetato abitanti e viandanti la Fontana Angelica con le sue papere in ghisa, acqua rigenerante, boschi rigogliosi e gli uliveti, vanto dell'Irpinio. Siamo nel cuore della pregiata cultivar Ravece, Irpinia DOP Colline dell'Ufita, borghi medievali tra gli uliveti. Qui si incontravano le antiche autostrade dell'economia rurale, le vie della transumanza, i tratturi che arrivavano in Puglia. Pochi giorni fa abbiamo fatto la transumanza, fra pochi giorni ripartiamo. Un lavoro faticoso, ma questa è la vera ricchezza del nostro territorio. Lavoro duro, ma che permette produzioni d'eccellenza nei caseifici, qualità e fantasia. Questa è la famosa produzione ad otto mani dei nodini di mozzarella savignanese. Uno dei pochi borghi delle aree interne organizzato con il triangolo dello svago e dell'accoglienza. Eliporto, area camper ed impianti sportivi. Un borgo dunque che sull'accoglienza sta investendo per le prospettive di sviluppo futuro, ma che come tutte le aree interne deve vivere il grande problema della recettività. Sì, è vero, la recettività è un grande problema al quale noi stiamo lavorando da sempre ed è uno degli obiettivi di questa amministrazione, soprattutto stimolando i giovani ad investire sul territorio e quindi ad evitare quella che poi spesso si chiama la fuga dei cervelli. Abbiamo iniziato con i borghi più belli d'Italia e continueremo anche con la bandiera arancione e quindi, perché no, ad entrare nel touring club proprio per valorizzare ancora di più le bellezze del nostro territorio. Allora, noi vi salutiamo lasciandovi con queste bellissime immagini di Savignano Irpino, borgo più bello d'Italia, in prospettiva bandiera arancione, e vi invitiamo a visitare quella che è definita la bomboniera d'Irpinia. Lo sport